Perché crede nell'Europa come casa comune, come un bene costruito nell'interesse di tutti. Oggi è una giornata di grande amarezza e di grande tristezza. E questo commento non è legato ai numeri che sono circolati nelle scorse settimane con riferimento ai costi che si sarebbero generati rispetto a un'uscita dalla Gran Bretagna. Le ragioni sono molto più profonde e sono tre. La prima è il rischio di un pericoloso effetto domino. Altri paesi dell'Europa potrebbero decidere di organizzare un referendum per votare sul rimanere o sull'uscire dall'Unione Europea. Abbiamo già visto le prime dichiarazioni di alcuni politici che chiedono questo per i propri paesi, ma questo vorrebbe dire la disgregazione di un bene costruito con molta fatica in tantissimi anni, l'Europa. Il secondo aspetto, il rischio di perdere un DNA diversificato, complesso, virtuoso, che è il DNA dell'Europa, che è fatto dal mix di paesi molto diversi. La Gran Bretagna porta in questo DNA quello che l'Europa continentale non ha, un'anima profondamente liberista, mercantile. È veramente pericoloso per l'Europa perdere questa componente del proprio DNA. E il terzo è il ruolo della piazza finanziaria di Londra. Londra è una piazza finanziaria straordinaria, è il motore dello sviluppo dell'intero continente. E non è affatto scontato, anzi è estremamente difficile che si possa procedere a un taglia e incolla, spostare la piazza finanziaria di Londra da altre parti, a Dublino, a Francoforte, Madrid, Milano addirittura. È chiaro, ne saremmo felici, ma è altamente improbabile. Una piazza finanziaria è un ecosistema fatto da banche di investimento, da dealer, da broker, da una borsa fortemente sviluppata. La cosa forse più probabile è che questo sistema possa progressivamente spostarsi su New York, che è altamente compatibile con il sistema britannico rispetto all'Europa, e alcuni pezzi possono, come già accaduto, trasferirsi in Asia. Quindi l'Europa ne uscirebbe fuori pesantemente sconfitta. Adesso l'auspicio è che i politici, nel senso migliore della parola, scendano in campo e sviluppino delle azioni estremamente concrete e decisive. Due sono gli aspetti. Il primo, la casa europea va ripensata, non può essere trascurato il segnale dato dagli elettori inglesi. Dobbiamo ripensare a un'Europa in chiave più digitale, più liberista, più agile. Bisogna ritornare ai valori dei padri fondatori, ma soprattutto bisogna fare chiarezza sul peso degli azionisti. Non ci possono essere azionisti più pesanti in Europa o addirittura azionisti di controllo. Va ripensato questo concetto. Dall'altro lato dobbiamo ricordarci, questo i politici soprattutto lo devono ricordare, che la democrazia è un bene prezioso, il più prezioso. La democrazia va usata con grande senso di saggezza, non può essere utilizzata per un mero calcolo elettorale come ha fatto il primo ministro Cameron. Per vincere le elezioni ha messo e ha chiamato al referendum su una delle scelte più complesse in assoluto. Mi auguro che questa sia la lezione più importante che venga da tutti noi imparata.